sapere, per chi non è cittadino sommese, che il motto della città di Somma Lombardo è Summa Sidera Celsa Petit, avere tradizioni, ma quella più letterale che più mi piace è Somma Guarda le Stelle del Cielo. Quindi oggi direi che proprio si capita a fagiolo. Abbiamo la fortuna di avere con noi Paolo Nespoli e credo che sia il sogno di ogni bambino quello di poter diventare pilota di aerei e astronauta. Quindi credo che oggi è come se si compisse un po' quest'unione tra i ragazzi che ho incontrato prima, che sognano un futuro magari eccelso, e chi ha avuto la fortuna con la capacità, con tenacia e coraggio di perseguire questo sogno. Quindi che sia di auspicio per tutti noi, per la città di Somma Lombardo e per tutti i ragazzi che ho incontrato prima. Quindi grazie, grazie Paolo, e grazie a tutti voi, a Volando, a Presidente, a tutti i volontari che erano possibili, questo museo è sempre più vivo e sempre più bello. Grazie Sindaco. Ecco, un ringraziamento non di facciata ma di sostanza ai due sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo museo, che sono la Regione Lombardia e la Fondazione Comunitaria del Varesotto. Davvero facciamo un applauso. Ci hanno aiutato come ci ha aiutato, anche qui ringrazio in maniera sentita l'American Airlines, che è qui rappresentata da Flavio Riviero, che è sponsor delle celebrazioni, che ci ha aiutato ad avere qui con noi Paolo Nespoli, che oltre ad essere veramente un grande piacere è sicuramente un onore. Ringrazio tutte le autorità, parecchie autorità militari, civili, per tutti, cito il prefetto, eccellenza, grazie di essere con noi, però guardi che deve visitarlo bene, quindi non mi scappi. Ringrazio il sindaco di Somma e il presidente della provincia per le grandi parole che hanno espresso anche nei miei confronti. Li chiamo però perché Volantia sta affrontando un momento molto particolare, un momento in cui dobbiamo davvero spiccare il volo ulteriormente rispetto a quello che oggi vedete. In 8 anni abbiamo costruito un museo sicuramente importante, ma questo è un momento in cui la provincia e il comune di Somma Lombardo in particolare ci devono essere molto vicini. Credo che questo possa essere il messaggio più importante che diamo quest'oggi. Grazie delle parole che avete detto, però guardate che in questi giorni ho visto qua. Dobbiamo fare tante cose. Non vi chiedo soldi, non chiediamo soldi. La nostra forza siete voi visitatori, perché con i biglietti che pagate mantenete Volantia, non godiamo di contributo pubblico, sono i nostri volontari che in maniera pazzesca sono sempre disponibili. Ieri pomeriggio abbiamo avuto delle giornate di vento, c'erano gli aerei sporchi, ieri hanno organizzato una task force, hanno pulito tutti gli aerei che vedete nel giro di una giornata, quindi davvero questo è uno dei tanti esempi, e quindi un applauso davvero a loro. Una cosa bellissima, dentro vedrete un mock-up in scala 1 a 10, cioè un modellone in scala 1 a 10 del Saturno, vuol dire che il Saturno era 110 metri, quindi è lungo 11 metri. Questo, come tante altre cose, sono state realizzate dai ragazzi in alternanza scuola-lavoro, che è un'altra nostra forza. E l'hanno fatto con tanta passione, sono arrivati qui che iniziavano a giocare i telefonini, hanno finito, hanno fatto delle ore in più perché dovevano finire il lavoro, perché si erano appassionati. E questo è un grande valore, per Volantia è un punto davvero di forza. Finisco con i ringraziamenti perché siamo pochi, perché per stare in piedi non bisogna soltanto incassare, ma bisogna anche spendere poco. Un applauso a tutti i ragazzi che lavorano con noi e che rendono la vostra visita, spero, molto piacevole. Direi che a questo punto lascio la parola a Crippa Bignami e poi ovviamente al nostro ospite, perché iniziamo a parlare del padiglione dello spazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buongiorno a tutti. Io devo fare dei ringraziamenti e ne fai assolutamente. Ringrazio Luigi Bignami che ci ha dato la possibilità di contattare Paolo Nespoli. L'American Airlines è già stata ringraziata che ha dato la possibilità di venire Paolo Nespoli. L'Adriano Bottelli è il progettista, è quello che a cui è stato dato l'incarico di costruire sia la Soyuz che il Saturno 5 che vedrete dopo. Dopo ci abbiamo lavorato in tanti, come diceva prima il Presidente, è stato bellissimo lavorare con i ragazzi nell'alternanza scuola-lavoro.
Abbiamo fatto più di 1600 ore con loro. Siamo partiti che forse non sapevano neanche che eravamo andati sulla Luna. Abbiamo finito che sapevano più di me del Saturno 5 e della Soyuz. E questo è sicuramente un valore. Poi abbiamo lavorato a stretto contatto con l'ufficio tecnico, la Stefania Provenzano, gli unici allestimenti, lì c'è Francesco Amatruda, l'ufficio di direzione e coordinamento, Giovanni Oldani, l'ufficio cultura, che è di Nicolandi con la Delia Duroni. Ringrazio la Francesca, la mia compagna, che ha fatto tutte le traduzioni in inglese, perché il padiglione è bilingue, tutto bilingue, ogni parola è anche scritta in italiano e in inglese. L'associazione IPMS, che è quell'associazione che abbiamo fatto un accordo, che è qui, che è qua a Volandia, che ha sede qua in Volandia, in cui stiamo facendo tutti i modellini scala 1-144. Quando sarà finito fra un mesetto, sarà l'unico, io al mondo non l'ho mai visto, 27 modelli di lanciatori dalla V1, V2 fino a oggi all'Orion, alla Costellation, eccetera, tutti ci sono. Poi l'azienda H4 Research, per il consulta, dopo magari vi spiegherei qualche cosa, potete immaginare che l'anno prossimo Volandia andrà nello spazio con un CubeSat, un piccolo satellite, un mini satellite, avrà anche il logo di Volandia, Nespoli se sarà ancora sulla stazione spaziale, lo vedrà passare. E con questo stiamo con delle scuole e università progettando il campo scientifico. Poi l'Università di Pavia, perché ci sono degli esperimenti del laboratorio di Galileo che ci sono stati donati dall'Università di Pavia. Poi qualcuno, ad esempio, c'è dentro un reattore che ci è stato dato da Antonio Giacasini. Abbiamo una collezione di un mio amico svizzero, di Ginevra, Filippo Ureca. Tutti, io ringrazio anche tutti i volontari, tutte le ditte che hanno diciamo, collaborato, e poi per fine non ci ringrazio così, perché vi posso dire perché ha avuto fiducia in me, e perché si potesse fare questo nuovo padiglione dello spazio, e non è stato facile per me che lui mi abbia dato fiducia, perché sapete, io non sono professore, non sono laureato. Sono solamente un appassionato da 50 anni, quando dico 50 anni mi preoccupo anche un pochettino, però ho avuto fiducia in me, spero di avere anche la mia posta nelle migliori mani possibili. Oggi abbiamo qua un padiglione con 10 sale, un planetario, con 6 punti di interattività, sala conferenza, possiamo fare di tutto su questi 2000 metri quadri, noi possiamo fare conferenze, manifestazioni, eventi, tutto quello che vogliamo. Abbiamo già dei progetti in atto, ne abbiamo già per il futuro e aspettateci, perché nel prossimo futuro vi sorprenderemo forse ancora. Grazie. Avere un astronauta che è stato, possiamo dire, tra le stelle e l'inaugurazione di questo padiglione dedicato allo spazio. Non è solo un padiglione dedicato all'astronautica, ma è un padiglione dedicato allo spazio a 360 gradi. Se voi entrerete, e spero che entriate non solo una volta, ma 150 volte, sentirete il profumo di quello che gli uomini sentono andando oltre l'atmosfera terrestre. Quindi davvero l'impegno di tutte le persone che avete sentito, a partire da Roberto Crippa, tutti gli altri, permetterà a centinaia, a migliaia di bambini di vivere tutto questo, perché abbiamo bisogno dello spazio, è la punta di diamante della ricerca scientifica e della ricerca tecnologica. Oggi per fortuna non si sente più dire a cosa serve andare sulla Luna, oggi tutti quanti diciamo andare sulla Luna è servito tantissimo, meno male che ci sono tanti uomini come Paolo Nespoli che ancora oggi, perché non pensate che andare nello spazio è facile, mettono in pericolo la loro vita per portarci più avanti. Quindi il padiglione dello spazio, le parole non servono quando si guarda le stelle, servono soltanto le testimonianze di grandi uomini come Paolo Nespoli, al quale adesso lascio il microfono. Grazie.
Grazie Luigi, quando dicono grandi uomini dico sempre alto, che per andare nello spazio è un po' anche uno svantaggio, se dovete essere sincero, perché le navicelle sono abbastanza piccole, specialmente la navicella russa, quindi. E oggi ho probabilmente il record, anzi sicuramente il record di essere l'astronauta più alto che ha volato, che è stato schiacciato dentro la Soyuz. Quando ci sono i miei colleghi americani alti così, mi guardano, come fai a entrare lì dentro? Io non c'entro. Mi piego bene, quindi grazie per avermi portato qua, giornata bellissima, ci sta nella notte, grazie per avermi portato qua da Houston, voi di Volandia, con la mia airline che ha provveduto a farmi volare qua, grazie a tutte le autorità presenti, grazie a tutti voi per essere qui, e è un piacere essere qua e guardare, entrare in questo padiglione dello spazio. Abbiamo fatto un giro prima in modo da poter vedere le cose e sì, mi sono sentito anch'io bambino quando entro dentro, rivedo la Luna, rivedo il Saturno, rivedo le tute lunari, mi rivedo bambino che guardavo queste cose. Rimanevo così a bocca aperta e mi dicevano: Paolo, cosa vuoi fare da grande? Voglio fare l'astronauta, voglio andare sulla Luna con la jeep lunare, così faccio le derapate. Oh, cioè, ma perché proprio le derapate? Perché così le derapate? E mi dicevano: Paolo, bravo, studia che ce la farai. Nie, perché insomma, ancora oggi, ma allora ancora peggio, quali erano le probabilità che un ragazzino della Brianza, quindi non lontano da qua, gli anni 60, potesse diventare astronauta, andare sulla Luna, andare nello spazio, sostanzialmente zero. Allora c'erano solo pochi astronauti americani, pochi cosmonauti russi ed era finita lì, quindi le probabilità zero. Poi più avanti, col senno di poi, con un po' più di attenzione, sostanzialmente quando uno ha un sogno impossibile, lo sapete qual è il modo migliore per non realizzare un sogno? Quello di non provarci. Se uno non ci prova, ha già bene finito di partenza. Certo che sì, è come il sogno di realizzare Volandia, di realizzare il padiglione spaziale. Se uno non ci prova, non c'è. Certo, quando arriva qua e trova la Caproni e trova questi palazzi, è tutto vuoto, non c'è dentro niente, guarda, non è così semplice la cosa, è un sogno direi impossibile. Poi piano piano, un giorno alla volta, un pezzo alla volta, un aereo alla volta, un modellino alla volta, piano piano le cose si fanno. E questo è il modo di realizzare un sogno impossibile, cioè di cominciare piano piano, con determinazione, con costanza. Si faranno sicuramente degli errori, perché quando si fanno le cose che non si conoscono, se uno non fa errori, o un genio o non sta provando, perché quando uno prova a fare le cose nuove, per forza deve fare errori. Il bello, o comunque l'importante, non è tanto non fare errori, l'importante è imparare dagli errori e non farli la seconda volta, perché gli errori sono un momento importante di conoscenza e di apprendimento. È quello che facciamo noi nei simulatori. Non è che ci svegliamo la mattina e riusciamo a far volare queste cose, rischiamo la vita per andare nello spazio. Sì, da un certo punto di vista è vero, ma dall'altro lato non è che rischi la vita da incosciente. Fai una cosa complessa e difficile per la quale però ti sei addestrato, per la quale però ci sono state centinaia, se non migliaia di persone che hanno lavorato e hanno prodotto questi macchinari complessi che sono affidabili. Con qualche probabilità, ma le probabilità ce le abbiamo anche la mattina quando ci alziamo dal letto, uno va in bagno, inciampa e sbatte la testa contro la vasca da bagno. Ci sono parecchie persone al mondo che muoiono la mattina facendo questa cosa abbastanza semplice. Non per questo non ci alziamo, non andiamo in bagno, ed è lo stesso andare lì sopra. Se sei preparato, se hai l'addestramento giusto, l'equipaggiamento giusto, la forma mentis giusta e il team giusto, importantissimo avere un team attorno, non sei tu da solo, immagino che non sei stato da solo a costruire, c'è avuto centinaia o decine di ragazzi a costruire veicoli, quelli che verniciavano, eccetera, ci vuole un team e ci vuole una capacità di mantenere questo team. Allora, con queste cose si arriva lontano e ogni tanto si va anche nello spazio, ogni tanto i sogni impossibili si realizzano, come il mio di andare nello spazio e quello di costruire volanti e costruire un padiglione spaziale. Quindi grazie a voi
per avermi voluto qua e per aver fatto questo padiglione che permette, ci dà la possibilità di rivivere lo spazio, di capire i passi importanti, dà una testimonianza soprattutto ai ragazzi, che ancora oggi, i ragazzi ma anche quelli vecchi, mi chiedono: ma è vero che siamo andati sulla Luna? È vero che andiamo nello spazio? È vero che la Terra è rotonda? Cioè, è vero? No, beh, che gli astronauti siano degli attori. È vero che gli astronauti sono attori, che andate nel deserto del Nevada a filmare? Sì, sì, è verissimo. Perfetto, sì, sì. Voglio dire, è una testimonianza di quello che si fa, una testimonianza di cosa vuol dire usare la tecnologia, la ricerca, la scienza per progredire, per fare le cose impossibili. Non avremmo i vestiti addosso se qualcuno non avesse fatto della ricerca e scoperto che il cotone è in un modo, la lana in un altro e le fibre artificiali ci danno delle altre protezioni, le altre cose, ma anche lì è tutta ricerca, tutto quello che facciamo. Quando cuciniamo qualcosa, anche lì c'è tutto sotto una ricerca di base. Non sembra, no? Sembra una cosa così, ma andare nello spazio e cucinare un pollo con la pressione, voglio dire, fa sempre parte della ricerca. Io avevo preparato un coso che è nello spazio per la Terra, ma mi rendo conto che è difficile vedere, è difficile così. Quindi, quanto tempo ci abbiamo? 3, 4, 6 ore? No, io farei un paio di giorni. Va bene, io farei una cosa, lascerei, dopo questa introduzione così, lascerei la possibilità di fare un po' di domande, così parliamo, rispondiamo, ci focalizziamo su delle cose che vi interessano e parleremo alla fine, ci infilerò dentro anche queste cose. Sostanzialmente quello di cui volevo parlare è perché andiamo nello spazio, di che cosa, come ci si addestra su e che cosa si fa lassù. Volete che sintetizzo velocemente e poi apro alle domande. Perché andiamo nello spazio? Perché andiamo nello spazio? Perché andiamo nello spazio? C'è bella domanda la signora, Perché andiamo nello spazio? Perché invece non andiamo qui a Somma Lombardo? Andiamo nello spazio, la mia domanda è relativamente semplice. Andiamo nello spazio perché sostanzialmente facciamo la stessa cosa che facciamo quando andiamo all'aeroporto di Malpensa, prendiamo un aereo e andiamo da qualche parte. Andiamo là perché c'è una ragione, che siano le Maldive in vacanza, Roma a lavorare, da qualche altra parte. Andiamo, prendiamo un veicolo, ci spostiamo fisicamente perché là troviamo una cosa che non c'è qui. Se no staremmo qui, sarebbe stupido che uno prende l'aereo, arriva alle Maldive e trova Somma Lombardo. Uguale preciso identico. Dice: scusa, ma perché ho fatto tutto questo viaggio? Cioè, sono andato lì perché c'è qualcosa di diverso che mi dà la ragione per aver sopportato questa cosa. E lo stesso è andare nello spazio. Perché nello spazio? Perché lì si trovano un paio di cose che non si trovano a Somma Lombardo. A dire la verità, anche nel resto del mondo non ci sono queste cose. Devi andare per forza lì, altrimenti andresti da un'altra parte. E che cosa sono queste cose? Sono due cose sostanziali. Il primo è che quando sei in orbita attorno alla Terra, per esempio sulla stazione spaziale, e stai girando attorno alla Terra a 28.000 km all'ora sono circa 8 km al secondo. Voi immaginate di essere dentro una navicella a 8 km al secondo, state andando a questa velocità. Si sente? Si sente che state andando a 28.008 km al secondo? No? Perché no? Come? 8 km al secondo non lo sento. Perché no? Perché non abbiamo un sensore di velocità? Nel nostro corpo non c'è il sensore di velocità. Se voi siete in auto e chiudete gli occhi e uno dice: a che velocità stiamo andando? 100. O siete in aereo e chiudete gli occhi: a che velocità state andando? Il treno ad alta velocità, se non c'è scritto che sta andando a 300 km all'ora, anzi uno guarda 300 km all'ora, guarda fuori, non mi sembra così tanto, perché non sentiamo, noi sentiamo i cambi di accelerazione, abbiamo dei sensori, se uno è in auto e schiaccia giù l'acceleratore, o frena, quelli li sentiamo, ma non la velocità. Quindi sulla stazione sei tranquillo, 8 km al secondo, perfetto. L'unico problema è che questa stazione sente la forza di gravità. Cioè, non è vero
tendiamo, la maggior parte della gente pensa che nello spazio non c'è la forza di gravità perché sei lontano dalla Terra. Non è vero, non è corretto. Siamo a solo, se voi pensate, siamo solo a 400 km e la Luna è 350.000 km è detenuta dalla Terra, cioè la Luna sente la forza di gravità della Terra, se non ci fosse la Terra a tenerla volerebbe via. La Terra la tiene, gira attorno alla Terra. 350.000 km, voi pensate a 400 è come essere per terra. Dice allora dov'è sto cosa che non c'è la gravità, se c'è? C'è o non c'è sta gravità? Luigi, c'è o non c'è sta gravità? È una bella domanda. È una bella domanda, eh? Ma non c'è sta roba? Ecco, è la c'è la microgravità. Ma perché c'è la microgravità? E dov'è il resto della non micro? Caduta libera. No, negativo, non è corretto. No, non è esattamente, è per questo, il concetto è quello, che uno dice vado lontano, con più vado lontano, con meno sento la forza di gravità. È vero, ma dico, la Terra è così forte che ti tiene la Luna, grande com'è, a 350.000 km, per cui se tiene la Luna a 350.000 km, ok, allora, la cosa che succede, che è un concetto interessante, ci ho messo un po' a capirlo, e sostanzialmente il concetto è questo. Tra l'altro c'è un esperimento dentro che vi fa capire questa cosa, questo esperimento, che è un esperimento fisico, si può fare con la mano, ti lascia un attimo così storditi quando lo fa la prima volta. Sostanzialmente è che tu stai andando attorno alla Terra, la Terra ti tira, cioè stai sostanzialmente cadendo, è come stai sostanzialmente cadendo, come questo qua cade, uguale, preciso dentro, la stazione sta cadendo. L'unica cosa è che a 28.000 km all'ora e a 400 km di quota cadi tanto quanto la Terra è rotonda, perché la Terra è rotonda, è un po' è come se cadesse, no? Per cui cadi, e continui a cadergli attorno senza mai toccarla e continui a girare, ma sei in caduta libera, stai cadendo e gli cadi attorno. Ecco perché andiamo a 28.000 km all'ora, perché a quella velocità lì la caduta è uguale alla rotondità della Terra, continua a cadere. E in quella condizione, e questa è la ragione, che stai cadendo, non c'è niente che ti ferma, allora sì, non senti la gravità, e c'è questa condizione di microgravità, perché comunque un po' di forze micro ci sono, quindi per essere precisi diciamo microgravità. Ma questa è la situazione. È un po' come l'aereo, non è mai capitato di andare, no, sull'aereo normale, intanto, oh, sull'otto volante, oh, uno è così sopra il pensiero, sta camminando, non si vede, oh, e c'è questo coso che è questo mezzo secondo che, oh, è sulla stazione uguale, solo che dura 6 mesi, oh, un po' allora, vabbè, ok, forse è bene che ti ami tu, perché non ho molto più di voce, ma questa condizione di microgravità, cioè il fatto che non c'è più la gravità, è una cosa incredibile, perché la gravità, non ci rendiamo conto, non capiamo quanto la gravità sia così forte, e la gravità è un elefante. Voi immaginate che io sia uno scienziato, un ricercatore, che ci sono delle formichine là sotto, io voglio vedere le formichine, ho la mia bella lente, cerco di avvicinarmi, però qua con me, con le formichine, io c'è un elefante. Io sto cercando di vedere le formiche, sto elefante che voglio vedere le formiche, tira via l'elefante, perché sennò sarà difficile capire l'elefante. È quello che succede in orbita, la gravità è un elefante incredibile, ci sono una dozzina se non centinaia di piccole interazioni, forze importanti, ma non si vedono perché c'è questo elefante attorno che tira via l'elefante, e allora lì cominci a vedere i fluidi, tutta una serie di cose incredibili che ti permettono di fare ricerca, di imparare, di conoscere. Tra le foto che avevo c'è una foto di un macchinario particolare di un esperimento che abbiamo fatto, che è una macchina che permette di fare fuoco sulla stazione. Senza la gravità il fuoco non funziona tanto bene, eh? Poi pensate a una candela, nella candela c'è la fiamma fatta come si chiama? A candela. La fiamma fatta a fiamma, signora, brava, finalmente abbiamo scoperto l'uovo di Colombo. Perché la fiamma fatta a fiamma? Perché la fiamma è fatta a fiamma? Perché c'è l'atmosfera, vabbè, ok, l'atmosfera brucia, lo sì. Ma perché è fatta a fiamma? Perché c'è il camino? È il calore, è vero. Allora, quello che succede
il calore scalda il gas che c'è attorno, questo va verso l'alto e tira l'ossigeno, l'aria che c'è sotto, e dà carburante alla fiamma. La fiamma diventa bella cosa e continua ad andare con questo specie di camino, con questa specie di forza che è dovuta al fatto che quando il gas si scalda diventa più leggero e va verso l'alto. Ora provate a accendere una fiamma, una candela in orbita. Che cosa succede? Si spegne? Perché? Se la accendo? Perché non c'è ossigeno. Bravo! Se uno prova ad andare fuori dalla navicella e accenderla, qualcosa si spegne. Sì, uno la fa dentro la navicella, dove ci siamo noi che respiriamo, quindi c'è all'interno della navicella è la stessa aria, non la stessa, ma la composizione chimica, ossigeno, azoto, pressione, è uguale che essere qua. Quindi dentro la navicella c'è. Ma perché? Cioè, che cosa succede se io accendo una fiamma? Si espande. Non ha forma. Allora, più o meno è vero, nel senso che non c'è più la gravità che dice a quel gas, ma tu sei più caldo, vai verso l'alto, e tenendo verso l'alto tira quell'altro, non c'è più, quindi rimane lì, la forma della fiamma nello spazio è più sferica, ma brucia tutto l'ossigeno che c'è lì e si spegne, infatti sta accesa qualche secondo neanche, e poi si spegne, perché non c'è questo riciclo, quindi non è semplice cucinare un piatto di pasta nello spazio, per esempio. Provate a dire cosa si mangia in uno spazio, io ho capito, la pasta no, perché cucinarla, già mettere il liquido dentro una pentola, non sta dentro, vola via, poi provi a dargli fuoco, accenderla, si spegne, no, beh, può usare una piastra, una bella piastra elettrica, ci metto sopra un pentolone, cioè, devo trovare il modo di tenere l'acqua ferma, ma anche lì è interessante, mettiamo di poter mettere una pentola completamente piena sopra una piastra elettrica, accendo la piastra elettrica, comincia, lo sapete cosa succede? Cioè, avete mai visto la pasta o l'acqua quando bolle che comincia a circolare dentro, cioè la parte sotto è calda, sale verso l'alto, tira giù quella e continua ad andare così finché finalmente bolle, e anche quello è il risultato della forza di gravità. Se non c'è la forza di gravità non circola niente, per cui bolle l'acqua che c'è sotto e sopra è fredda. Quindi è un problema serio, è un problema serio scaldare l'acqua in orbita, perché non si mischia, perché c'hai l'acqua che bolle e vicino c'è l'acqua fredda. Ma com'è sta storia? Per cui come fai a cucinare la pasta? È un bel problema, dovremmo provare. Diamo agli studenti un problema così. Quindi, allora, ero partito, da dove ero partito? Perché andiamo nello spazio? Forza di gravità, tiriamo via la forza di gravità, succedono tutta una serie di cose incredibili che possiamo vedere, misurare, poi imparare. Una macchina che abbiamo portato a bordo, disegnata dal centro di ricerca della NASA, permette di bruciare delle piccole bolle di gas o di materiale infiammabile, soprattutto gas, e guardare come queste bruciano. Questo è importante, perché quando c'è un incendio da qualche parte, è vero che c'è la gravità, ma ci sono anche queste piccole cose che sono importanti di come si sviluppa l'incendio. O quando noi accendiamo una macchina, un motore a scoppio, dentro nella camera di scoppio ci sono tutta una serie di movimenti, di cose che hanno a che vedere da un lato con la gravità, ma dall'altro con anche l'interazione del carburante messo, iniettato con delle piccole bollicine, eccetera, eccetera, eccetera. Morale della favola, hanno bruciato tutta una serie di queste bolle e hanno scoperto che ci c'è una classe nuova di fiamme che non era mai stata vista, mai stata pensata, che bruciano a temperature più basse del normale, di quello che noi pensiamo sia normale, e queste hanno un'interazione, per cui stanno studiando queste fiamme e si pensa che potrebbero migliorare la percentuale di carburante che brucia nei motori a scoppio, cioè capendo che cosa succede e facendo lavorare queste nuove classi di fiamme. Se solo migliorassimo di una frazione di percento il funzionamento di un motore a scoppio, avremo più energia, sporcheremo meno, e immaginate quanti motori a scoppio ci sono in giro per il mondo. Questa è una delle cose presenti, una cosa semplice, ma nello spazio senza la forza di gravità si fa ricerca a 360 gradi in tutti i settori,
avevo una ventina di slide per farvi vedere che si fa, che ne so, genetica, robotica, metallurgia, medicina, scienza della vita, radiazioni. Fare l'astronauta è interessante perché ti svegli la mattina, si comincia a lavorare, sei in servizio dalle 7:30 di mattina fino alle 7:30 di sera, questo è l'orario di servizio dove da Houston ti mandano sulla tua bella pianificazione e devi fare quello che ti dicono di fare, perché voi immaginate uno spazio, una stazione piccolo, per quanto grande sia, è grande come un appartamento di 100 metri quadri, sei in 6 lì dentro. Sappiamo già che se uno è sposato in 2 ogni tanto è già troppo in casa, vero? No, divorziato 3 volte, quindi va bene. 3 volte, signore, non è bastato. Allora, non c'era troppo pizza. Prestazione spaziale. Va bene. Si segga perché la vedo stanca. Allora, dicevamo. 2, 3 volte, no, stasera? Ah sì, c'è uno spazio ovviamente piccolo, se devi lavorare e il compito del centro di controllo è quello di spremerti come un limone, cioè una delle risorse più difficili da controllare, da avere, da gestire è l'ora, il tempo essere umano nello spazio, perché sì, macchinare quello che è, ma trovare mezz'ora di tempo per qualcuno che faccia qualcosa è veramente importante. Allora fanno in modo che 6 persone in questo spazio piccolo riescano a lavorare nel miglior modo possibile in queste 12 ore. Poi devi fare esercizio, queste cose così. E quindi niente, ti trovi nel giro della giornata, svegliarti la mattina, cominci a fare un esperimento di genetica, poi devi pulire la gabbia dei topi, dopodiché ti metti a annaffiare le piante, dopodiché fai un esperimento di metallurgia, insomma è una cosa bella. Poi adesso parliamo col Papa un attimino così, poi parliamo con una scuola, poi facciamo una fotografia, poi facciamo un altro esperimento, poi si è rotto il gabinetto, quindi facciamo l'idraulico, facciamo l'elettricista, prendiamo al volo un veicolo, ed è così, è tutto il giorno così, incredibilmente così, e vai avanti così per il periodo in cui sei in ordine. Quindi una cosa molto più. Quindi questa assenza della forza di gravità è la prima cosa per cui andiamo nello spazio e non si trova da nessun'altra parte qua. Poi ci sono degli aerei speciali che sono stati modificati, i motori sono modificati per cui fanno un profilo per cui e poi cadi. Il problema è che non vanno a 28.000 km all'ora, se andassero a 28.000 km all'ora, ma invece vanno a 600 km, 800 km all'ora, per cui fai il buco per terra se il pilota non tira su la cloche dopo una quindicina di secondi. Quindi fai questi 15 secondi di 0G o microgravità, ma poi devi recuperare e ritornare, che non fa molto bene allo stomaco, devo dire, non è una cosa molto... C'è la zona vomito, sì, no? No, difatti il lumignolo, l'aereo che usavano gli americani era KC-135, soprannominata cometa del vomito, perché prima o poi si vedeva cosa hai mangiato per colazione. Va bene, microgravità. La seconda cosa, che è una cosa veramente interessante e importante, è la capacità di guardare la Terra da lassù. Che noi qui siamo per terra, siamo col naso, il mio, spiaccicato per terra. Il naso spiaccicato per terra ci dà dei vantaggi ma anche degli svantaggi, nel senso che vediamo i dettagli, ma non abbiamo una visione d'insieme. È un po' come se noi andassimo in un'esposizione e volessimo vedere un quadro, solo che l'unico modo per vedere questo quadro è di mettersi lì col naso appoggiato qua, facciamo così, guarda che bel quadro, un ritratto, sto guardando un nasino, forse una ciglia, no, questo è un... cioè stiamo guardando la Terra così e non la vediamo, cioè vediamo... Vuoi vedere qua, vuoi vedere la Gioconda di Leonardo? Tirati indietro 3 metri, allora la vedi, ti capisci cosa ti dice, ti dà tutta un'altra cosa di quello che vedi se stai col naso appiccicato lì. Ed è quello che succede lassù. Noi qua abbiamo il presidente della provincia, giusto? Abbiamo il sindaco del paese, giusto? Abbiamo. Però
ed è importantissimo avere la provincia, il paese, la regione, la nazione, è assolutamente importantissimo, ma se da su e guardi di sotto, secondo voi quando la stazione passa via da qua vede cosa vede? Cioè non si vede manco l'Italia, si vede, ma non è che dici quella è l'Italia, la Francia, cioè già devi avere un po' di conoscenze geografiche per capire dov'è, ci sono i confini che si vedono, e per quanto noi pensiamo che se andiamo di là c'è la Francia, spero, cos'è il nord qua, vabbè, se andiamo da una parte troviamo la Francia e dall'altra andiamo dall'altra parte, ma non è che c'è il confine, no? E noi siamo abituati a pensare, beh noi siamo italiani, siamo di qua, noi non abbiamo le centrali nucleari, giusto? Quindi siamo a posto, perfetto. Certo che sono un po' tanto lontano di là, quindi però no, siamo italiani, c'è il muro, adesso si parla di c'è il muro, e quindi non funziona così. Guardando da lassù è chiaro che questo è un continente unico, l'Europa addirittura è un pianeta unico. Se io guardo sotto e guardo con attenzione, vedo le sabbie del deserto del Sahara che ti arrivano in Australia, che coprono l'Europa. C'è un'interazione all'interno del pianeta in un modo così interattivo e noi non riusciamo a vedere perché stiamo guardando il nasino, stiamo guardando la ciglia, non vediamo il resto. Se uno fa qualcosa qui, lo sentono a Roma, ma lo sentono anche in Marocco, lo sentono in Norvegia, lo sentono dalle altre parti, quindi è da un po' il senso del direi che sembra di vedere una nave in viaggio nell'orizzonte, no? questa terra, e tu guardi che bella questa terra, però i marinai siamo noi, tra l'altro, e siamo seduti a poppa, siamo seduti a prua, siamo seduti in centro, siamo seduti sotto, siamo seduti sopra, siamo dappertutto, quando sei sulla in orbita, dopo mezz'ora, 40 minuti c'è un alba o un tramonto, quindi 16 albe e 16 tramonti al giorno, e di notte si accende tutto sopra. Lo vedi, siamo dappertutto. Pronto? Giusto? Giusto, non ci abbiamo nessun problema. Si sente qualcosa laggiù? Sì. I signori dicono si sente mica tanto. Cambiamo le batterie. Forza! Non è una situazione d'emergenza. Senza pressione, c'è solo Giusto che mi fa guardare. Venga pure qua sul palco a farlo. Così quando ho finito. No, però funziona sì. L'efficienza. Pronto? Io non so cosa. È cinese questo. Non l'ho detto io, l'ha detto Lucio. Ma non si sente niente. Già non c'è più la voce. Dove era la forza di gravità? Pronto. Va bene, dove eravamo arrivati? Ah, sì, la vista da lassù, la poppa, la prua, giusto, non abbiamo problema. È evidente che quando uno passa dalla notte vede, si accende tutto sotto, siamo dappertutto come esseri umani. Abbiamo veramente preso controllo di questo pianeta e non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. Tra l'altro una cosa interessante, se non si vedono i confini singoli, ce n'è un paio che si vedono, perché sono di notte specialmente, ma diciamo che non si vedono i confini singoli, c'è un confine importante che si vede. Quando passi tra il giorno e la notte, ed è una... È un... Oh, ah. Houston, senti qualche roba. Dunque, dove eravamo arrivati un'altra volta? Il confine visivo. No, ma dove... ecco dove ero arrivato. Ero arrivato al fatto che nel passaggio dal giorno alla notte, tra l'altro, che qua noi siamo abituati qua che comincia a diventare un pochettino buio, poi il sole tramonta, poi ci vuole diciamo un'ora e mezza a passare dal giorno alla notte.
ma il giorno vero pieno diciamo a mezzogiorno, la notte vera a mezzanotte, no, sono 12 ore di differenza. Nello spazio la sensazione giorno pieno, notte piena, si fa in circa 7 secondi, 8 secondi, cioè in 7 secondi passi dal sole a picco d'agosto alla notte più buia senza niente, quindi è una cosa molto forte. E in questi in qualche minuto il sole sostanzialmente tira fuori l'atmosfera, si vede questa piccola cosa di atmosfera sopra, buio sotto, e lì capisci che questo è un sistema piuttosto delicato, piuttosto in equilibrio, questa atmosferina lì che sembra una nebbiolina in Valpadana, no? Che sembra che se tu dalla stazione fai soffio un pochettino forte e vola via, ecco, questa roba qua è l'unico confine vero che separa noi dalla Terra, dal resto del vuoto dell'universo. Se non ci fosse, saremmo come la Luna, cioè niente, bucati dai meteoriti, cioè non saremmo qua. A noi questa atmosfera ci permette di essere qua, ci permette di godere di queste giornate, ci permette così. Nella stazione, senza l'atmosfera, se sei al sole per 40-50 minuti sei a 150 gradi centigradi, perché il sole ti picchia, ti brucia. Siccome vai all'ombra vai a meno 100, meno 150 gradi, quindi c'è una discussione termica incredibile, perché non c'è l'atmosfera che bilancia queste cose, per esempio radiazioni, c'è tutta una serie di cose. Il cielo nello spazio non è blu ma è nero, è nero perché il blu ci viene dato dall'atmosfera, quindi c'è tutta una serie di cose. Chiudo dicendo che queste due cose, l'assenza della forza di gravità, la capacità di guardare la Terra diversa e quindi di esplorare, perché adesso siamo attorno alla Terra ma dovremo andare a conoscere il resto, è essenziale per noi come esseri umani. Noi abbiamo questo motore all'interno nostro che è una sete di conoscenza, diceva Dante, vabbè. Diciamo che l'esplorazione è la conoscenza, cioè sostanzialmente noi siamo programmati per conoscere quello che ci sta attorno, volenti o nolenti, che lo facciamo, che non lo facciamo, noi siamo programmati a fare così. Ormai io ho un bambino di 5 anni e se lo porto da qualche parte devo dire: Max, mi raccomando, non saltare, non correre, non aprire i cassetti, non tirare fuori le cose, non fare questo, non fare quello, mi guarda e mi fa e poi arrivi 30 secondi dopo, cosa sta facendo? Esattamente così, deve conoscere quello che gli sta e non può fare meno di farlo. E lo stesso siete voi. Quanti di voi ragazzi hanno fatto negli ultimi 2 giorni una cosa che i genitori gli hanno detto di non fare? Tutti. Io ho fatto sempre, ero sempre bravissimo. Cioè, se c'è qualcosa che ti dicono i genitori di non fare, che è pericoloso, che non ha senso, e tu lo fai lo stesso. E tra l'altro questo è paradossale, è la ragione per cui si riescono a fare le cose impossibili. Perché se per educazione uno ti dice quella cosa è impossibile e tu non la fai, non la farà mai nessuno. Invece ci sono i cretini, cioè ci sono la gente normale che dice impossibile, io ci provo lo stesso, e ogni tanto qualcuno muore, ogni tanto qualcuno riesce a fare le cose che non si possono fare. Cioè io mi domando, ma com'è? Hanno fatto a capire che se mangio quella foglia di quell'albero lì mi passa un mal di testa, se mangio quella di quell'altra muoio. Cioè come qualcuno avrà mangiato la foglia dell'albero, qualcuno ha detto ma io ci provo lo stesso, ed è rimasto così, no? Come fanno a sapere queste cose? È così perché qualcuno prova, e i sogni impossibili sostanzialmente non esistono, anche quelli impossibili, quelli che non si possono fare, c'è sempre qualcuno che si sveglia la mattina che nonostante gli dicono impossibile, nonostante che non si sveglia e li fa, e questo è il progresso, è la ricerca, è quello che facciamo sostanzialmente, andare nello spazio e fuori dubbio fa parte di questa cosa. Quindi, tornando, chiudendo questa cosa qua, grazie per aver da un lato celebrato quello che è stato fatto negli anni, per avere una testimonianza di quello che è stato fatto. È bello rivedere, partendo dai primi veicoli, vedere questi razzi, questo pulso, come si chiama? Il pulso reattore, vedere queste cose così per arrivare poi fino alla stazione spaziale di oggi. E quindi è bello, grazie, è interessante, è importante. E questo dà l'idea sostanzialmente che cose impossibili non esistono.
vi dico che bisogna sempre sognare una cosa impossibile, poi svegliarsi e darsi da fare, perché anche le cose impossibili ogni tanto succedono. Domande, vogliamo, abbiamo tempo, come funziona? 10 minuti, ma quanto ho parlato? Va bene, domande. Ho capito, un attimo, c'era lui. Adesso arrivo. Chi? Qual è stata la prima navicella con cui lei, io, sono andato nello spazio? È importante. Era per saperlo così. Sì, non è, ma io, non è che io faccio testo, è nell'ambito della, delle missioni spaziali il mio contributo è... è un pelino, cioè voglio dire, non è che è alto, grande, come si fa, ma insomma alla fine sono una persona di centinaia, sono migliaia che hanno fatto questo lavoro. Ho volato, ho avuto la fortuna di fare il primo volo con la navicella americana Shuttle, che adesso è in pensione quindi non vola più, e poi ho continuato con le navicelle russe Soyuz, che sono due cose completamente diverse, come vedrete lì, stiamo parlando di due veicoli completamente diversi. Ma insomma, in futuro adesso stanno entrando in servizio le nuove navicelle in sostituzione dello shuttle, sono di nuovo diventate capsule. Lo shuttle aveva questa speciale di essere un aereo, un aliante, a dire la verità, perché tornava dallo spazio senza motore, quindi tornare dallo spazio con un aliante e dover centrare la pista da 5.000 km lontano senza avere la possibilità di se sbagli. Era una macchina veramente complessa, veramente interessante, e che tra l'altro, continuo a dire, hanno mandato in pensione non tanto perché fosse vecchia, ma perché era ancora troppo nuova. Cioè 30 anni dopo hanno scoperto che è troppo nuova, difficile da gestire, complessa, c'erano delle cose che non avevano ancora capito, e quindi è andata in pensione. Siamo ritornati alle navicelle, senza ali, senza controllo, sono più facili da gestire. Arrivo. Ci tenevo a fare una domanda che è per i bambini ma anche per noi. È difficile, lei, cioè, non è così semplice diventare astronauta, ci vogliono caratteristiche fisiche, è uno scienziato, ha superato mille difficoltà, che sono poi quelle che tutti noi affrontiamo tutti i giorni. Come si fa ad arrivare lì? Cioè, qual è il segreto, se c'è? No. Allora, è una domanda infantile. Voglio fare l'astronauta, cosa devo fare? No, è un problema tra virgolette serio, ma allo stesso tempo neanche tanto, perché se uno va a vedere quelli che sono i requisiti di base che di solito le agenzie spaziali pubblicano nei bandi di concorso per poter applicare e fare l'astronauta, i requisiti sono relativamente semplici, cioè non bisogna essere scienziato, tra l'altro sfatto il mito che gli astronauti siano scienziati. Occorre avere una laurea tecnica, oggi, medicina, fisica, ingegneria, geologia, metallurgia, qualsiasi cosa tecnica, ma è molto grande lo spazio, le possibilità. Abbiamo veterinari, cioè ce n'è di tutti i colori. Non abbiamo ancora scienze politiche, avvocati, filosofia, ancora queste non ci sono, scienze della comunicazione, è meglio o peggio. No, io direi che non va bene, tra l'altro, e ci arriverò dopo del perché non va bene. Comunque oggi ci vuole una laurea tecnica, ci vuole una conoscenza, o chiedo una conoscenza della lingua inglese a livello lavorativo, cioè ci devi lavorare, non è a livello scolastico, più lavorativo, perché alla fine è un ambiente internazionale e la lingua inglese è quella che si usa di più, anche se in effetti poi vai in Russia e ti fanno imparare il russo, quindi va bene. Però l'inglese è richiesto, e la terza cosa, ci vuole un fisico normale, uno non deve essere Superman, sono andato dal dentista l'altro giorno perché ho avuto un problema al dente, e mi sono guardato e fa: io credevo gli astronauti erano tutti perfetti, ciao, cioè abbiamo i denti, voglio dire,
Devi avere, specialmente quando fai le visite all'inizio, un fisico normale. Cosa vuol dire normale? Ci devi vedere con gli occhiali, ma ci devi vedere bene, con la vista corretta se è necessario, ma ci devi vedere bene. Non devi avere problemi, come per esempio gli occhi, la capacità di discernere i colori, le profondità, le tre dimensioni, queste cose, non so, quando andate dall'oculista vi fanno fare queste cose un po' strane, ecco, quelle, passare quei test, ma è normale, no, la maggior parte delle persone lo fanno, avere, che ne so, 10 dita, ecco, se ti manco un dito oggi, per qualche motivo se manco un dito non va bene, se due polmoni funzionano bene, due reni, ok, due reni, sapete che c'è una piccola parte della percentuale della popolazione che ha tre reni? E non lo sa neanche, perché se non fai un esame apposta non trovi il terzo rene, che è un renino piccolino rimasto così. Per esempio ti guardano se c'hai due reni, se ti guarda che funziona tutto, ma niente di chissà che. Non è che ti fanno fare, devi fare 100 metri in 9 secondi e 12, cioè il record del mondo. No, non funziona così, cioè deve essere una persona più normale. Detto questo, le tre cose sono relativamente semplici, relativamente. Il problema è che quando fanno un bando di concorso si presentano 10.000 persone, ne devo selezionare due. Per cui come vai da 10.000 a 2? Bella domanda. Allora comincia a fare tutti gli esami, controlli le carte che c'hanno tutte, e salta fuori che alcuni... Ma io sono a scuola media, ma vorrei fare l'astronauta, faccio domanda lo stesso. Butti fuori 5.000, da 10 vai a 5. Poi fai gli esami medici e trovi quello con tre reni, quell'altro che è un po' schizofrenico, quello che dice no, la terra è piatta, va bene, prego. E queste cose così, e arrivi da 5.000 a 2.000. Poi fa l'esame lingua, io che parlo inglese perfettamente, non si capisce niente, prego, un'altra volta, e arrivi a 500. A 500 comincia a fare gli esami un pochino più tecnici e scopri che quello è bravissimo a scuola, ha preso 100, ma se gli chiedi una cosa pratica, ti guarda così, o se gli dai mano un cacciavite, dici cos'è questo qua? Cioè ci deve essere un po' di... Ecco, noi ci focalizziamo tanto sulla scuola, ma la manualità, la capacità, la praticità, questa, e quindi va benissimo dei ragazzi quando li portate, fate scuola lavoro, che prendono il trapano, cominciano a tagliare, cominciano a misurare, a fare i punti, a fare queste cose. Io dico sempre a casa mia, una delle cose forse che io ho sempre smontato tutto a casa mia per la gioia di mia madre, abbiamo comprato un televisore nuovo, no, l'ha già aperto. Questo era le cose, e è così. E poi però come si fa a arrivare a due? E lì boh, non lo so, non c'è la ricetta, non è fare il risotto. E quindi io dico alla fine che uno dovrebbe trovare la passione all'interno, attraverso la passione, fa una cosa che gli dà passione, allora lì c'è quel gradino in più, perché se fa una cosa per passione non ti pesa, stai qui, dopo dovresti lavorare 10 ore, lavori 20, ci pensi di notte, ti svegli la mattina, trovi le soluzioni, ne parli agli altri, sei entusiasta, cioè tutte queste cose. Dovresti trovare un lavoro per il quale hai passione e dimostrare questa passione. E allora lì queste cose. Quindi fare l'astronauta oggi è difficile, è quasi impossibile, rimane ancora staticamente impossibile. Scherzavo qualche tempo fa, dicevo, in Italia fare l'astronauta oggi, quanti siamo? 3, io sono andato in pensione, scusate, mi dimenticavo, 3 astronauti attivi su 60 milioni di persone, quindi uno ogni 20 milioni, più o meno, per cui se voi guardate i ministri ce ne sono un tot e cambiano anche abbastanza velocemente, per cui è più facile fare il ministro statisticamente, quando è l'astronauta, è più difficile fare il papa è già un po' più difficile, c'è il papa, poi c'è l'astronauta e poi c'è il ministro, questo vuol dire. Quindi cioè, per dirvi che non è così semplice, così lineare la cosa, ma alla fine secondo me attraverso il sogno impossibile, continuare, lo sbagliare, fare le cose, ogni tanto lo serve. Questo. Scusate. Volevo chiudere un attimo, questa è la mia chiusura, è che sì, è vero, oggi gli astronauti professionisti hanno questo profilo, ma siamo in un momento storico veramente importante dove a poco parte oggi parte la demo di SpaceX, è partita oggi, giorno apposta per voi l'hanno fatto, giusto? È partita la prima demo del primo volo, dove è un volo commerciale,
cioè stiamo passando dal fatto che i veicoli vengono costruiti a un operatore commerciale, che può essere la Boeing, che costruisce il proprio aereo e ti porta a New York, l'American Airlines che ti porta con l'Airbus, ti porta a Dallas. Voglio dire, e siamo qua oggi, per cui tra qualche anno si potrà cominciare a pensare di andare nello spazio. Ed è importante questa cosa, perché è un errore fondamentale, o comunque una limitazione fondamentale, quella di portare in orbita solo gli ingegneri, i fisici. È vero, uno dice, i filosofi, gli avvocati, è una parte importante della popolazione, è una parte importante di quello che vuol dire essere umani. Voi immaginate che cosa, io mi dico sempre, bellissime le foto dallo spazio, le foto incredibili, sì, ok, va bene, ma è un ingegnere che alla sera, quando non c'è niente da fare, va lì, clic, 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 clic. Voi immaginate che cosa farebbe un fotografo, cosa farebbe un regista, cosa farebbe un poeta, uno scrittore, cosa farebbe un filosofo. Abbiamo fatto una videoconferenza con il Papa dall'orbita, studiavamo un po', perché di solito si parla di scienza, il Papa, parliamo di Dio, col Papa, sua santità. Sentite la presenza di Dio. Perché non viene lei nello spazio? Mandiamo il Papa nello spazio, glielo chiediamo a lui se vede. Cioè, voglio dire, dovremmo andare tutti nello spazio, perché veramente, primo, provare questa cosa dell'assenza di gravità è incredibile. C'è una libertà, e te lo senti quando torni a terra, quando ti arriva addosso l'elefante un'altra volta, senti di, ma sono incatenato, sono imprigionato, ero così libero. Ci ho pensato un po' di tempo fa, sto andando avanti così, ci prendo io, sto andando avanti, a un certo punto ci ho messo tanto tempo a descrivere questa cosa dell'assenza di gravità, che cosa vuol dire. Non sono mai riuscito sempre, come l'uomo ragno, Superman, vuole andare là e vado, invece vedi la gravità, mi tira giù un'altra volta, accidenti. Voglio spostare questo tavolo e non riesco perché pesa, in orbita lo sposterei senza nessun problema. Quindi, e questa cosa l'ho descritta così, ma non è esattamente così. È il fatto che se sei in caduta libera e non c'è più niente che pesa, non senti neanche i vestiti addosso che ti galleggiano, i vestiti non sono appoggiati, comunque i capelli che volano, non senti più le braccia, non senti i piedi, non senti che sei seduto sulla sedia. E ci sono dei momenti in cui acquisisci questa cosa e non c'è più il tuo corpo. Sei senza corpo, sei pura coscienza che si sta muovendo o sta guardando la terra o sta facendo qualcosa. È una sensazione incredibile, di libertà, di incredibile. Questa è molto bella, e poi la possibilità di guardare la terra da lassù. Quindi due cose che faranno il turismo spaziale una cosa che avverrà, e anch'io spero tra una ventina d'anni, quando i prezzi si abbasseranno perché sono un po' cari, di poter comprare un volo e finalmente andare su e stare alla finestra senza che Houston non esco ritorno a lavorare. La pianificazione. Andiamo lì un attimo e poi veniamo da voi. Ok, un secondo. Dica. La curiosità, è curioso lei? Molto. Ok, il tempo di recupero fisico a rientro è una cosa molto soggettiva. Ma che batteria avete trovato? È una cosa molto soggettiva il recupero, così come si sente. Ma perché col film? Ecco. Non c'è bisogno poi di addestrare. Pronto? Meglio, ma un po' più. Vabbè, ok. Diamo un po' più di birra qua. Pronto. Dove eravamo arrivati? È molto soggettiva la cosa. E anche come uno si sente quando va su. Per esempio, ecco, io arrivo in orbita e sento poco o niente, che non è normale. Non si sta bene. All'inizio, le prime ore, i primi giorni, il corpo dice, questo posto non so se mi piace. Vola via tutto, cerco di dormire, sto cadendo, cerco di mangiare qualcosa, bere qualcosa,
non va giù perché è coso, il corpo poi piano piano ci si abitua, però quando torni a terra devi ricominciare da capo un'altra volta. Questo orologio pesa così tanto, non ce la faccio più nel braccio, ti alzi, tu stai così, qualcuno ti chiama, scusi, e voli giù per terra, solo per aver fatto questo movimento. Quindi è molto soggettivo, io quasi non sento niente andare su, ma pago con gli interessi quando torno in giù, ho molti più problemi della norma, mi dica perché sei alto, cioè il cuore deve pompare, tutta una serie di storie. Vabbè, però insomma, diciamo che quando rientri nel giro di 2 o 3 giorni vai in giro un po' da ubriaco, devi stare attento ai gradini, così la settimana sembri quasi normale, non ti fanno guidare, ti portano in giro, ti fanno guidare già la vista laterale, i movimenti, c'è un programma abbastanza preciso a Houston. Per 21 giorni si fa un programma speciale dove fai 4 ore di fisioterapia riabilitativa, dove ti fanno fare cose più semplici, non è tanto la forza muscolare, perché in orbita fai 2 ore e mezza di esercizio al giorno, paradossalmente torni sei più forte di quando sei partito. Io immagino perché mica faccio 2 ore e mezza di esercizio al giorno, 2 ore e mezzo tra ciclette, sollevamento peso, che sono tornato ero più forte fisicamente, ma il coordinamento, alcuni muscoli che non usi, tutti questi sono andati, il sistema vestibolare che vi dice l'alto, il basso, dove si muove, quello è tutto fuori. Il fatto che si alza il piede un attimo, esperimento, lancio questa cosa, vediamo se facciamo qualche morto. Allora, io devo lanciare questa cosa e la devo tirare al signor Mario. Al signor Mario, noi come esseri umani abbiamo sviluppato una cosa molto interessante, perché guardiamo un oggetto e immediatamente sappiamo più o meno quanto pesa. È necessario, perché se non sappiamo quanto pesa non sappiamo come prenderlo, perché se pesasse 150 kg non andrei lì così a prenderlo, se pesasse 3 grammi e fosse morbido starei attento perché lo schiaccio, quindi so che è più o meno plastico, lo posso prendere, non succede niente, peserà mezzo chilo, quindi già siamo in grado di fare questo. Poi un'altra cosa che facciamo anche da bambino, anche i bambini di 3 anni non fanno così, no, voglio questo, stiamo a pettinare i razzi qua. Un'altra cosa che facciamo senza nessun problema è valutare le distanze. Fermo, non calibriamo niente, parlo io qua. Signor Mario, un attimo, ma poi parliamo. Allora, misurare le distanze, perché se lei fosse a 100 metri, io avrei qualche difficoltà, se lei fosse qua, invece lo so, è 4 metri e 27 centimetri più o meno, per cui lancio la bottiglia, già devo lanciarla, non la lancio così, non la lancio così, devo lanciare con una parabola e una velocità per cui la bottiglia gli arriva lì, possibilmente qua, non lì o non qui. Per cui faccio tutta questa roba complicatissima, lo fanno i bambini di 2 anni, tranquilli, e voilà. Allora, questa. Anni e anni di studio finalmente, no, miei, non i suoi, ferma un attimo, perché adesso viene il suo compito, il suo contributo. Se avete visto, questa era una parabola, io essere umano ho messo in questa operazione la gravità, ce l'ho messa, ho calcolato quanto questa sarebbe caduta, la velocità quella dovevo lanciare, la traiettoria quella dovevo lanciare e lui l'ha presa. Adesso lei, signor Mario, è sulla stazione spaziale. Siamo noi, io e lei sulla stazione spaziale. Mi deve tirare quella bottiglia. Non si può. Non c'è il peso, cioè il peso non c'è. Quindi come facciamo? Cioè come deve fare? Vola. La mette davanti, la faccio pure qua. La vuole tenere quella lì. La tenga. Comunque, giustamente il signor Mario dice, se io applico, grazie.
se io applico le stesse cose sulla terra non funziona più niente, perché ma paradossalmente all'inizio sulla stazione anche quello è un problema. Pensate, se io ho qualcosa in mano, ma anche senza, ma mettiamo che qualcosa in mano e voglio muoverlo dritto, il peso, l'effetto di questo qua rispetto alla mia spalla cambia a seconda della distanza della spalla. Cioè, se io sono qua, sto qui un mese e non succede niente, ma state così un mese, questo pesa, perché c'è un braccio diverso. Quindi la forza dei miei muscoli deve cambiare a seconda della distanza, e noi lo facciamo senza nessun problema, ma è una cosa complessa, cioè tutti i muscoli devono reagire diversamente a seconda della distanza. Questo è un problema sul braccio meccanico, per esempio, dove ci sono, assomiglia a un braccio, ogni volta devono cambiare tutti gli angoli, non è una cosa così, così semplice da fare, allora lo facciamo senza nessun problema. Ora siamo in orbita, facciamo la stessa cosa e fai così, perché stai correggendo e non c'è bisogno di correggere, o lanci una cosa e va su, o cerchi di andare a premere un pulsante e vai 5 cm sopra. Quindi, come 5 cm? Perché stai correggendo, devi tirare via la forza di gravità da tutto. Ci vogliono 3, 4, 5, 6 settimane, poi torni a terra e lì cominciano i problemi, e cominci a bere il tuo bicchiere di coso, bevi il tuo bicchiere di coso e lo appoggi lì. Non lo so, non riesci a capire perché non riesci a fare una certa cosa. Ecco, per esempio gli esercizi, il primo esercizio che mi hanno fatto fare, dice Nespoli, allora mettiti qua, quello è il muro, questa è una palla, tira la palla contro il muro e riprendela al volo. Guardati, per dire, siete scemi, cioè vi pagano per questo o... Dice no, prova. Perché non mettevo più la forza di gravità, quindi non calcolavo più le traiettorie, le cose, e quindi sono rimasto un attimo sorpreso che questa palla non si comportava come pensavo. Quindi ho dovuto piano piano rimettere la cosa, poi finalmente 2 ore dopo, visto che si fa, adesso dice, adesso corri di lato, così, e tira la palla contro il muro e riprendi il lavoro. Sembra facile, stai correndo, sistema vestibolare, cioè, e vai avanti così, ogni giorno, 4 ore, queste poi diventano più complesse, ti fanno correre così, dell'equilibrio, cose. Impari praticamente a riprendere il controllo dell'equilibrio, ma non è facile. Per esempio, dopo 3 o 4 giorni tu sembra cammini normale, ma se solo inciampi un attimino, c'è un attimo di cosa, quindi non c'è nessun problema, lì voli giù per terra senza neanche fiatare, perché non sei più in grado di controllare questi movimenti. Quindi, 21 giorni, 4 ore di riabilitazione, 4 ore di esperimenti scientifici, che devi rifare tutti gli esperimenti per vedere cosa sta succedendo, adesso che rientra la forza di gravità, e 4 ore di discussioni con i tecnici, gli scienziati, per sapere cosa è successo quel giorno, come è funzionato il braccio meccanico, cioè i famosi debriefing, dove ti siedi, perché ti fanno 300.000 domande, non mi ricordo cosa è successo, queste cose così, o alcune cose te le ricordi, quel sistema non funzionava, abbiamo dovuto fare così, così, cos'ha, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il programma, 21 giorni dopo ti dicono se ti senti abile arruolato di nuovo, ti danno la patente e vai. Fanno degli esami speciali, c'è una piattaforma stabilometrica, ci sono delle cose che ti fanno vedere di stare attento, perché ancora non sei al 100%, quindi qualsiasi movimento, non so, per esempio a me si gonfiavano le caviglie, la circolazione delle gambe non era ancora stata. Ci sono voluti, diciamo, 6 mesi, sono 6 mesi per ritornare completamente normale. Ma non c'erano, sentiamo questi tre voci. Edo vuole sapere perché Venere gira all'incontrario. C'è nessun astrofisico qua. Questa, ma non lo sanno neanche loro. Non lo sanno neanche loro. No, non lo sappiamo neanche loro. Edo, allora tutti pensano che gli astronauti sappiano tutto, non è vero. Venere gira al contrario, ma perché? Chi è stato? È scritto sul libro? Allora, non lo so, perché, e mi dicono che non si sa del perché gira Venere gira al contrario. Ci sono tante di queste cose, ma è una cosa, cosa vuoi fare alla grande, Edo?
Un poliziotto? Cosa c'entra bene? Va bene, ok. Poliziotto, investigativo, va bene. No, va bene, potresti investigare le perché Venere gira al contrario. Ah, no, è vero, per Marte gli uomini Venere gira proprio al contrario, intanto. Battutissima. Allora, non lo so, però è una delle cose che dovremmo provare, è importante sapere perché viene a dire la cosa. No, è vero, sembra così strano, perché ci sono le supernova, tutte le cose così, è vero. Dica! Cosa ho studiato per fare l'astronauta? Cosa ho studiato per fare l'astronauta? Ma io sono un ingegnere, ma non è obbligatorio, non è necessario, non è che bisogna fare ingegnere. Come ho detto prima, oggi per fare l'astronauta professionista una delle qualifiche di base è di avere una laurea tecnica. Oh, tra l'altro gli astronauti americani hanno anche il piloto con lo dottore, quello è un altro di solito piloti per cui hanno una laurea tecnica. Ma essere un pilota con lo dottore è un altro requisito. Ma non è così importante, come dicevo prima, probabilmente tra poco cominceremo ad avere gente che giusto correttamente che provengono da tutte le cose. Non so, io immagino che se uno dovesse andare su Marte e stare in orbita per un anno o due, forse un filosofo ci dovrebbe, forse c'è qualcuno che si sta a manovrare un sociologo, qualcuno che fa queste cose, no? Un psicologo. Chi mi aiuta a scegliere? La ragazza là, ma è un'afficionata sulla ragazza là, dica. Yes. So, ok. Fa la domanda in inglese perché non capisce italiano, ma fino adesso cosa sto facendo? So what did you get so far? Nothing, I'm just laughing, you know? It's a good weather. Are you guessing what I'm saying? Okay, very good. I missed that. Go ahead, try it. Allora, dicevamo, lei, domanda piuttosto solida, quando sono andato nello spazio per la prima volta, come è cambiata la visione di quella che c'è sulla Terra? How changed the perception of the questi problemini piccolini e non riusciamo a rifare il resto. Forse questa è una delle percezioni che ti viene da lassù, dove sei in un posto isolato, confinato, dove la tua vita e la vita degli altri dipende da quello che tu fai, da quello che fanno gli altri. Se si ferma una pompa, è bene che ti metti a guardare quella pompa invece di stare a litigare o altre cose. Quindi forse questa percezione di guardare le cose, cercare di capire il valore delle cose e prioritarizzare, dare una priorità alle cose più importanti per la salute. So, to make a long story short, I think a lot of things change, but one is the fact that there are certain things that are small, and you see that there is more than there are the things that are bigger, so focus and concentrate on the details and so on. What? Ok, però non andiamo a casa più, ma dobbiamo... Vai, l'ultimo faccio io. Chi mi aiuta a fare?
chi si prende la responsabilità? C'è il signore che vuole sapere dell'UFO. E gli UFI, plurale. Va bene, chiuderemo con gli UFI. Chiuderemo con gli UFI. Dov'era? Chi era il bambino qua? La signora Nicola Bancia. Dai, abbiamo la bambina qua, diamo priorità. La faccia lei, faccia la traduzione. Che passiamo molto tempo a fare esperimenti. La ragione è che andiamo su. Stiamo facendo esperimenti di genetica. Esperimenti di genetica? Sì, io volevo chiedere se può dettagliare un pochettino. Dettagliare? Sì. Lei che cosa fa? Questa è un genetista, ma non era la domanda della bambina. Sì. Se gli fanno domande di genetica con livello io mi preoccuperei. Una volta da 5 anni ho scritto la prima cosa, dettagliare gli esperimenti di genetica a un ingegnere. Parlavo di topi. Allora, c'è una parte che si chiama scienza della vita. La cosa della scienza della vita c'è tante cose. Ad esempio, abbiamo sequenziato il primo DNA enorme. Abbiamo un sequenziatore, però per i grandi usi, è la vita della tecnologia di abbiamo sequenziato. Questa è tra l'altro una delle cose che succede sulla stazione, che per portare le cose nello spazio devi farle per forza miniaturizzate, bla 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 bla, e poi queste cose sono. Ma quello di nuova generazione. Signora, finiamo con questa cosa, perché se no quello è il nuovo genere, per forza è nuovo, se no è quello della seconda guerra mondiale. Sì, abbiamo sequenziato le cose, ma si fanno tanti esperimenti, esperimenti sulle radiazioni, esperimenti su come si comportano. Ecco, una cosa interessante, non proprio di genetica, ma la forza di gravità a noi ci ha modellato sostanzialmente, noi siamo così perché stiamo rispondendo a quelle che sono necessità del posto dove siamo, dove c'è la forza di gravità, e quindi abbiamo uno scheletro, per esempio, sai che arriva in orbita, uno arriva in orbita e il corpo intelligentemente dice: ma che bello, non c'è più la forza di gravità, non ci serve lo scheletro. E quindi che cosa fa? Lo smantella, chiaramente, lo smantella e comincia a scioglierlo fisicamente, perdiamo calcio, perdiamo in orbita, gli astronauti perdono fino a 10 volte di più calcio che una persona osteoporotica sulla Terra. Ma dove va questo calcio? Ma perché? Come si fa a fermare questa cosa? Cosa si può fare? Queste sono tutte le domande che stiamo rispondendo. Con i topini bisognerebbe chiedere agli scienziati di noi, e questo è uno dei problemi, no? Che tante volte ci fanno queste domande, mi spieghi dettagliatamente com'è? Io boccheggio, perché contrariamente a quello che si pensa, non siamo scienziati, no? Io, c'è alcuni degli esperimenti che mi fanno fare, io li guardo con l'occhio incrociato così, dico, siete sicuri che si fa così o che serve a qualcosa o che si fallo così? Cioè io devo imparare, capire cosa fare per ottenere i dati in modo corretto. Questa è la cosa che mi richiesta a me, non faccio di negoziare, ingegnere. Per cui se lei vuole sapere specificatamente di genetica, deve andare a cercare le pubblicazioni che fanno gli investigatori. Ne hanno fatte, guardavo giusto la statistica l'altro giorno, c'è stato 2500 pubblicazioni su esperimenti fatti sulla stazione da quando la funzione cruciale. Ci sono delle pubblicazioni della NASA, anche dell'Agenzia Spaziale Europea, che le trovo online, ci sono sempre su volevo, no, parliamo un attimo degli UFI. Ah già, è meglio, sì. Dov'è il signore dell'UFO? È Bengi. È certo. Portavoce, perché lo pensavate tutti della verità. Allora, fermo, sentiamo la domanda. Dica la domanda.
se ne parla e quindi lei ha avuto molte più possibilità di qualsiasi altro mortale di poter osservare degli oggetti volanti non identificati. Ah, perfetto. Quindi vorresti qua, caso dobbiamo fare qualche esperimento, vedo la mia volontario. Allora, oggetti volanti non identificati. Oh, è come la parola vuol dire oggetti volanti non identificati. Allora, noi gli oggetti volanti non identificati, io dico, purtroppo. Che avrei voluto vedere un oggetto volante non identificato, ma a me un oggetto volante non interessa poi tanto di realtà, perché potrebbe essere un aereo, potrebbe essere qualsiasi cosa che non è identificata è un UFO, ma non è detto che sia un extraterrestre, ma io voglio vedere gli extraterrestri, a me di qualcosa volante non identificato e voglio un extraterrestre, infatti mi sono allenato a fare il saluto, no. anni di studio per questo. Allora dico mi spiace, ma io non ho visto niente, e se chiedo ai miei colleghi continuo a dire non abbiamo visto niente qua, non, cioè, vorremmo ma non si vedono. Il fatto è che quando parliamo di extraterrestri la domanda è: uno ci crede gli extraterrestri o no? E la mia risposta è: sebbene non abbiamo avuto, io sono qui, non abbiamo avuto mai nessun incontro del primo, secondo, terzo, quarto, quinto tipo, tutti gli incontri che vogliamo, dall'altro lato secondo me è fuori dubbio che da qualche parte dell'universo ci sia una vita, una forma di vita, magari non con due gambe, ma comunque è fuori dubbio. Perché? Quanto è grande l'universo? Quanto è grande l'universo? Piuttosto grande, no? La forma di Drake, va bene, forma di Drake ci ricorda la spontaneità dell'esistenza della vita, però il problema è che noi qua sulla Terra conosciamo la Terra. La Terra, se uno dovesse fare un... penserebbe alla Terra come un granello di sabbia, quante altre cose nell'universo ci sono? Dovrebbe pensare che la Terra è, ossia, un granello di sabbia tra tutti i granelli di sabbia di tutte le spiagge di tutto il mondo, e noi conosciamo un granellino e pensiamo ma non c'è niente. Il problema è che noi misuriamo l'universo con il nostro essere umano, e noi esseri umani non siamo fatti per misurare l'universo. Infatti noi, non so, pensiamo anni, se in termini di anni, cioè se uno dice quant'è tanto, 10 anni è tanto, 50 anni è tanto, per noi se uno ti dice guarda ci vediamo tra 100 anni qua, tu dici tra 100 anni, sono sicuro che non ci saremo probabilmente, no? Cioè, se ti do un appuntamento tra più di una settimana mi guardi un po' storto, se ti dico vediamoci tra 100 anni, se ti dico vediamoci tra 100 anni a Sydney, scusa, cioè, misuriamo il tempo e lo spazio con le nostre capacità, in termini di minuti, giorni, anni, parametri molto piccoli e distanze relativamente piccole. Già, la Luna, quanto dicevamo? La Luna è a 380.000 km di media circa. Marte? Marte comincia a essere 150 milioni. 150 milioni di chilometri, se va bene. Cioè, voi pensate al sistema solare, cioè al nostro sistema solare, con tutti i pianeti, che quello è casa vostra, quello è casa vostra, vuol dire la cucina è Marte, la camera del Venere, il bagno è Plutone, quello che è, il sistema solare è casa vostra, quindi siete a casa vostra e volete andare a casa del vicino, cioè scendo da casa mia e vado a casa del vicino che è lì, attraverso la strada vado lì. Se il sistema solare è casa nostra, qual è la casa del vicino più vicino al sistema solare? Qual è la stella più vicina al sistema solare? Proxima Centauri si trova a che distanza? 4,2 anni luce. Cosa vuol dire?
se questo è il Sole, quello è Proxima Centauri, tra noi, tra me e la... Allora, facciamo così, Filippo, si mette lì. Un angolino. No, un angolino, un po' più tempo giù. Fermo lì. Allora, quanti anni luce? Filippo è Proxima Centauri, io sono sul Sole, siamo 4,2 anni luce. Che cosa vuol dire? Che se io dovessi partire oggi, io sono a casa mia, ho fatto il caffè, mi mancava lo zucchero, adesso vado da Filippo a chiedere un po' di zucchero che il supermercato è troppo lontano, parto oggi alla velocità della luce, che è 300.000 km al secondo, scusate se poco, 300.000 km al secondo. Arrivo 4 anni, virgola 2, un po' di caffè, Filippo, che mi si raffredda il caffè, no, il zucchero, mi sa che caffè, prendo il caffè. 8 anni dopo, 9 anni dopo, torno indietro, finalmente bevo il caffè, perfetto. Ma va bene, va bene. E questo è il vicino. Tenete presente che alla velocità della luce non possiamo andare, dice il nostro caro amico Einstein. E comunque è vero o non è vero, secondo me non è vero, ma lasciamo perdere. Oggi le nostre vicelle vanno a 30.000 km all'ora, 40.000 km all'ora, che tanto, sono questi 8, 10, 12, 15 km al secondo. Parto oggi per andare da Filippo a prendere il caffè a quella velocità. Lo sapete quanto ci metto ad arrivare a prendere il mio zucchero per il caffè? Quanto? Secondo te quanto? Ci vogliono 4 anni di velocità della luce, così quanto? 50 anni dice? Un po' di più. Quanto? 200 anni? 400 anni, Filippo, 400. 600 anni. Ma potrebbe essere, è dura 600 anni? No, no, è dura fare. È dura fare cosa? Allora, se uno fa un conto, salta fuori che a quella velocità ci vogliono 167.000 anni. Cioè 167.000 anni dopo. anni dopo torno a casa e bevo il caffè fossilizzato. Quindi voglio dire, ed è un problema, perché sono solo andato da casa mia a lì, non sono neanche uscito dal paese, siamo ancora sotto un bar, sono neanche uscito dal paese, sono a casa del vicino. Se dovessi uscire dal paese, a che distanza, cioè, il nostro, qual è il nostro paese in termini spaziali? Continuiamo con questo paragone, se quella è casa nostra, Sole è casa nostra, Proxima Centauri è la casa del vicino, il nostro paese è la Via Lattea, la nostra galassia, e non sapete quanto ci vuole se il sindaco della Via Lattea dovesse dire devo mettere il pullman che va dall'altro all'altro per trasportare i cittadini, e lo sapete quanto ci vuole da un lato della galassia all'altro lato della galassia? 100.000 anni alla velocità della luce! 100.000 anni alla velocità della luce. Se andiamo alla velocità normale dei pullman nostri, ciao, cioè, stiamo parlando di già brucia la Roma, quindi e siamo sempre nel nostro paese. 100.000 anni dopo la velocità della luce siamo sempre qua. E voi immaginate un po', cioè, se voglio andare su una stella più vicina qua, cioè più vicina quella che vediamo, ciao, cioè la stella popolare tra Milano, una cosa, cioè, anni luce, cioè, esiste ancora, ci sono delle conseguenze. Per cui, tornando agli extraterrestri, no? Io mi immagino una vicenda di extraterrestri in giro per il cosmo e vede una bella galassia, la nostra, vede sta galassia, si avvicina, dice guarda, no, dice sì, vabbè, mettiamo, dice questa galassia, adesso mi metto a guardare col cannocchiale. Vediamo se c'è qualcosa di bello in questa galassia, un po' tutto così, vediamo. Oh guarda, il sistema solare, oh guarda un pianeta bello, blu, molto bello. Oh guarda, sto vedendo uno stivale, sto vedendo un nord Italia con un po' di nebbia. Oh guarda, sto vedendo un posto che mi sembra si chiama Volandia. Se adesso ci fossero degli extraterrestri lassù, che ci stanno guardando, che stanno guardando noi adesso, in questo momento, che cosa vedrebbero? Noi? No, esattamente. Vedrebbero, se sono intelligenti e sono andati dalla parte giusta, perché sono a parte sbagliata della galassia, ma diciamo dalla parte più corta, vedrebbero cosa c'era a Volandia 23.000 anni fa.
questo è quello che vedrete, no? Cioè cosa c'era qui 23, perché quanto, questo è quello che ci mette la luce da qui ad arrivare alla fine della galassia. Perché è anche un po' difficile, ci sono dei concetti così misteriosi, distanze, tempo, il fatto che praticamente guardando in alto stiamo guardando la macchina del tempo, guardiamo le stelle come erano migliaia di anni fa, perché quella è la luce, è il tempo che ci ha messo la luce di arrivare qua, magari non c'è più neanche quella stella, esplosa, ma non lo sappiamo, perché sta arrivando l'immagine di quella che era, così come noi adesso siamo alla fine della nostra galassia sta arrivando l'immagine di 23.000 anni fa, dovremmo aspettare 23.000 anni. Facciamo così, guardate ragazzi, questa è una cosa che faccio di solito, sono un po' continuo, ogni tanto mi piace quando sono sulla spiaggia così, di tanto alzo la mano, guardo un po' più. Facciamolo tutti assieme, salutiamo lassù. E sapete cosa stiamo facendo? Stiamo mandando un messaggio agli extraterrestri, perché se qualcuno tra 23.000 anni avrà la capacità di guardare di sotto e vederci, e io dico addirittura troveremo il modo di andare più veloce della luce. A una parentesi, qualche mese fa c'era una conferenza, c'era il premio Nobel della fisica dell'anno scorso, il professor Weiss, ma questa storia della velocità della luce non possiamo andare più veloce, l'ha preso a calci, la quinta volta che gli ho detto ma non è vero questa cosa, no, non si può andare più veloce della luce, via. Ma trattato come io tratto quelli che dicono che la terra è piatta e dopo mezz'ora basta, via. Sono convinto che riusciremo, quindi se riusciremo ad andare più veloce della luce, quindi a passare questa cosa di rivoluzione, vedremo ancora noi che sappiamo di luce, abbiamo soltanto gli extraterrestri. Quindi, morale della favola, ci sono gli extraterrestri? Ma io sono convinto che tutti questi grandi messaggi di tutto il del mondo, se noi pensiamo diversamente, agiamo diversamente, qualcosa ci deve essere. Grazie, te lo fa sentire. Quindi comunicazioni di servizio. Adesso si apre il padiglione con calma, perché tanto rimane aperto tutto il giorno, siete dentro, potete stare qui fino a quanto volete. Potete iniziare a visitarlo. Sono aperti i bar, i ristoranti, anche con i bambini.